E bella a tutti ragazzi, sono Ombre Oscure e benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi siamo su Mega Zombie. Stavo per dire Fortnite, però poi però. Questo gioco in realtà è in beta. Non è uscito neanche da troppo, è uscito da ot a ottobre, ma comunque me lo sono venuto a conoscenza tipo un mese fa. Però e quindi l'ho installato, ma l'ho disinstallato perché mi servivano. Non occupa neanche tanto, ma non mi ricordo neanche perché l'ho disinstallato. Vabbè, da quello che ho capito praticamente è tipo Fortnite o comunque altri giochi come Fortnite. Soltanto che devi sparare sia agli zombie e sia a persone normali. È free to play, quindi ci possono giocare tutti, eh. Allora, puoi scegliere qualsiasi cosa. A me sinceramente, senza te, c'è dolore. Sono tutti brutti, eh. Io per ora ho scelto questo, tanto comunque sono brutti. Dovrebbe essere free to play, tra virgolette. Non sento neanche i rumori. Direi così. Si dovrebbe sentire. Ah, ma la da. Ah, aspetta. I balletti non hanno suoni. Vabbè. Ok, abbiamo pure il limite di tempo. Ok, no, io vorrei giocare da solo. Tra l'altro è anche in inglese. E da quello che ho capito, lo ripeto, bisogna sparare sia le persone, sia come si dice, sia gli zombie. Io vorrei alzare il volume perché, ecco, magari lo mettiamo boh a 3. Ok, va bene. Allora, nemici in attesa. Ok, pensavo di morire già così. Siamo in 5. Allora, io non so se devo avere più paura dei nemici o degli zombie. Però vabbè. Comunque questo gioco è ancora in beta, però diciamo che è abbastanza fatto bene. Last man, sei ok, vai. 15 minuti, siamo in 5, eh. Mamma mia, che smirato che sono. Ci sono anche missioni. Non lo vedo. Allora, le munizioni penso le devo andare a cercare. A cercare, certo, al cercare. Però io no, forse l'ho killato quello. Non lo so, sai. Boh, non ci ho fatto caso, sinceramente. Non so se c'è un pass, ma non penso, perché non ci sono neanche i livelli, però non lo so. Quindi, zombie io non li vedo. Ma io c'avevo. Forse sì, c'avevo giocato una volta, tipo, sono morto tipo dopo 30 secondi. Ma in. Però ho fatto solo quella partita. Ah, eccoli gli zombie. Vediamo se li trova, eh. Eccone uno. Dovrebbe essere uno zombie. Wow, wait, wait. Ho acquistato una bevanda energetica. Oh! Comunque. Mamma mia. Raga, bello. Allora, ricarica, no. Ok, ho ucciso. Ci sono altri nemici. Nemico vero questo, eh? Ucciso. Va bene. Ok, mi sono divertito abbastanza. Però, raga, c'è un po' strano. Cioè, tipo, non so dove ti spara. Faccio l'aspettacolo. Ah, ok, no, lascia la partita. Cioè, è un po' strano. Io vorrei provare a fare un'altra partita perché non so quanti minuti siamo, ma sicuramente a pochissimi. Ok. Figo. Bello. Bello soprattutto perché ci sono anche i zombie. Ok, siamo in partita. Non vedo nemici. A breve dovrebbe arrivare l'apocalisse, infatti. Comunque,
Quindi raga, l'apocalisse è dopo 1 minuto. Non ti puoi neanche abbassare, shiftare, insomma. 3 su 5. Ma cambia la visuale? Sì. Posso andare in prima persona? No. Non ho un piccone. Va bene. Allora, non so in realtà che tipo di giochi, perché c'è Fortnite, non è che ci trovo tanto. Più che altro Call of Duty in terza persona, forse. Vabbè, con una grafica. Vabbè. La grafica non è neanche fatta male, ma sicuramente non possiamo dire che la grafica assomiglia a Call of Duty, perché no. Assolutamente no. Però non possiamo dire. Sì, diciamo che la grafica prende più o meno Fortnite. Però. Che cacchio è? È una granata? Sì, penso di sì, ma deve scappo. Ma che poi non ho trovato, raga, non trovo zombie, non trovo manco nemici, raga, non trovo nessuno. Ok. In che senso ho ucciso civili? Oh. Oh, oh, mamma mia. Non volevo usare. No, 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 no. Raga, sono fortissimi sti cosi. Vabbè, raga, ma non si può così, raga, sono troppo forti. Poi non trovo gente, cioè, raga. Non è normale sta cosa. Non trovo gente. Cioè, la mappa, non dico che è enorme, ma. Cacchio, cioè, non trovo gente. Io provo a rigiocare, ma. Boh. Cioè, non è. È bello, ma. Cioè, non trovi nessuno. Poi, vabbè. Sto giocando anche da solo, quindi. È un po' noiosa, raga, da solo. Beh, diciamo che i comandi. Forse devo capire. Con quadrato si dovrebbe. Sì, perché non, con triangolo se non mi sbaglio si cambia arma. Ok, ma la pistolina no, grazie. Tra l'altro non arrivano persone. Poi raga, scrivetemi nei commenti se volete che porto una serie su questo gioco. Perché sarebbe molto carino portare con gli amici, come per esempio Emmanuel, Domenico, Riccardino, insomma, sta gente qua. Ecco, diciamo più che altro che posso giocare solo con Domenico. Ecco, diciamo, se volete una serie con Domenico, o comunque con amici, sì, perché poi gli altri giocano da Switch, quindi per esempio Superkill Emmanuel o Bait Riccardino, che gioca da Switch, quindi se non mi sbaglio si dovrebbe solo giocare, poter giocare da play, non lo so. Nel caso si può giocare solo da play, solo con Domenico o con magari anche Nicolò. Tanto dovrebbe essere free to play, quindi il PlayStation Plus non dovrebbe servire. Quindi scrivetemi nei commenti se volete che porto una serie o da solo, o comunque qualche volta da solo, o qualche volta con Domenico o altri amici. Allora, intanto siamo in 4. Nemici in attesa. Vabbè, aspettiamo. E noi a questo punto ci vediamo quando sono entrati tutti. Ok, raga, eccoci. Alla fine 4 eravamo e 4 sono rimasti. Però diciamo che non vi volevo far aspettare tutto questo tempo. Le queste missioni non le capisco, vabbè, tanto comunque non mi interessa sinceramente. Non volevo cambiare arma. Ecco acquistato il attacco drone, vabbè. Figuriamoci se l'italiano non è sbagliato. Ma è mio? Porco. Ma da dove è apparso? What? Ok, va bene. Comunque, ragazzi, resoconto finale. Questo gioco è carino, può migliorare assolutamente, deve migliorare. Magari quando non hai niente da fare. No, 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 no,
Magari quando non hai niente da fare ci giochi. È carino, forse va un po' migliorato sicuramente. E quindi niente. E quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo, non lo so, con un prossimo video. Ciao!